Luca Tramontano, MVP di questa finale del Memorial Rosati Serratella, 4 gol, una grande prestazione che ha dato la vittoria alla tua squadra. Buona prestazione, comunque collettiva è la prima cosa, sono 4 anni che facciamo questo torneo, sono 3 anni che lo vinciamo, per questo ringrazio soprattutto la squadra per questi gol. Perché avete meritato di vincere questo torneo? Abbiamo vinto tutte le partite per prima cosa, neanche un pareggio, sono 4 anni che neanche perdiamo mai sulla partita regolamentare, abbiamo perso solo l'altro anno una volta ai quarti di finale sui rigori, per questo credo di averle meritato tutti. Una domanda però devo farla, Luca. Questa sera grande prestazione, 4 gol, però qualche rammarico per quello che non è stato fatto durante la stagione. L'altro anno con la Rosato Udense, ovviamente. È andata male l'altro anno, ci abbiamo provato fino alla fine, non sono mai stato al top, ho avuto sempre qualche piccolo infortunio e è andata così. Comunque quest'anno il presidente ha fatto una bella squadra e spero che per i playoff ci possano arrivare. Jean-Pierre Gaone, purtroppo è andata bene la squadra del Porto, una sconfitta in finale, però ci avete creduto fino all'ultimo. Sì, abbiamo dato tutto quello che abbiamo, abbiamo perso tanti giocatori per infortunio, siamo arrivati contati in 5 solamente e loro sono tanti, erano tutti bravi, quindi è andata così, l'abbiamo messa tutta, che è importante, sono contento per quello, abbiamo dato tutto. Sì, tanta grinta in campo, peccato solamente per questo, altrimenti avremmo visto un esito diverso forse. Sì, vabbè, ho cercato di incitare i ragazzi per tirare tutto, erano morti dalla metà del secondo tempo e hanno fatto tutto, sono contento, anche io ho dato tutto e quello è importante. Manuele Fustaino, si conclude così la prima edizione del Memorial Rosati Serratella, una bella finale, ho visto veramente una bella partita. Sì, sicuramente una partita degna di un Memorial, quest'anno è un valore aggiunto il fatto che è dedicato a due persone che diciamo nel passato sono conosciute sul territorio come la ditta Rosati, sia la ditta e i rispettivi genitori che hanno contribuito nel mondo dello sport, chi magari come dirigente, chi diciamo, aiutando economicamente le squadre, sono due persone che importanti e che hanno dato veramente il loro contributo e questo torneo è dedicato a